questa prima semifinale dei car cross qui per il campionato europeo. Vanno via tutti senza problemi. Attenzione, la partenza di questa semifinale. Poi attenzione, c'è ancora un contatto, un 360 gradi nel tornante della barra davanti a tutti. Per il momento con il 301 c'è David Matt. Vediamo invece chi è fuori dai giochi, lo scopriremo al passaggio, al primo passaggio qui davanti a noi. Passa David Matt con la 310, passa Luca Scholl, Gonzalez Grand, Cotasca, Modolo, Vincent Piat. I giochi dovrebbero essere Mon Hernandez e Van Mol. Sono passati alla fine di questo primo giro. Anche Valentin Conte, segnalate le due cross car ferme sul circuito. Procedono David Matt, ricordiamolo, capofila nel campionato europeo con 148 punti, inseguito da Ivan Pigna Cicilla con i suoi 138. Chiusura del secondo giro nell'ordine, Matt, Gonzalez Grand, Beat, Schull, in prima posizione. Guadagnano due posizioni, quindi Gonzalez Grand e Beat nei confronti di Schull. Vediamo di affrontare il tornante, sono sempre molto vicini i primi tre, ma anche gli altri seguono a breve distanza. Ricordo che anche da qui saranno in 5 ad accedere alla finale. In 5 accederanno alla finale. Attenzione, in fondo quanti sono? Il rettilineo d'arrivo passa davanti a condurre il 3-3-7. Oh, staccatona! Davanti a David Matt. Bandiera gialla, è passato in terza posizione Modolo. Bandiera gialla, la sposta? No, bandiera gialla non puoi sorpassare, lui l'ha sorpassato qua, eh. Che Modolo... Vediamo il passaggio, la chiusura di questo quinto giro. Vincent Piat dietro a lui, Gonzalez Stranda. Ed è in sesta posizione ora David Matt alla chiusura dell'europeo. Semifinale vinta da Vincent Priat, seconda posizione per Gonzalez Granda, terza per il nostro Omar Modolo, quarta per Luca Scholl, quinta per Adam Cotterdi. Partiti, veniamo dalla seconda fila, entrano nella curva, vediamo, non ci sono contatti, no, anche Gaio, della no, guarda che
stato il campionato italiano, è fermo. No, mi dissocio. Purtroppo Marcello Gallo è passato invece il Genovella. Sono fermi. No, io te l'ho detto. Italia del procedimento sono cazzi tuoi. In 4, o addirittura. Signore di YouTube, è tutta una gag. No, perché bandiera rossa? Perché? Attenzione, bandiera rossa. Perché? Non c'è modo di passare. Sono entrambi di nuovo sul pezzo, li vediamo partire, arrivare alla prima curva. Purtroppo nell'ultima posizione Marcello Gallo, mentre invece in quarta posizione Simone Firenze. E in quarta posizione. La prima posizione a appannaggio della 312. Il secondo generale Pigna Cicilla. E ottavo. Contatto, comunque forse ancora dopo il contatto nella prima semifinale che si è disputata, porta Marcello Gallo ad essere dietro. Ma mea! Deve superare, no, superare con l'acqua. Passa di nuovo Pigna Cicilla in prima posizione. Simone Firenze Yeah.
di autocross in prima maggiora. La vince Pigna Cincilla, seconda posizione di Rioso Vasquez, terza Dore Zara, quarta parte Car. Li vediamo rimanere in fondo, attenzione, vediamo se passano in tenne la prima curva, sembra di sì. Correnti davanti, o meglio dietro al bar, nel tornante dietro al bar, ora nel tornante centrale, con tutti i concorrenti ancora uno dietro l'altro in fila indiana, arrivano alla curva della paddock per poi mettersi sul rettilineo. Davanti a tutti c'è lui, lo spagnolo Pigna Cincilla, Vince Embriate, Cayoso Vasquez, Gonzalez Granda, il nostro Barbone. Che prende già un po' di margine su chi lo segue. Quinto, ricordiamo il nostro italiano, unico purtroppo arrivato alla finale dopo la sfortuna di Marcello Gallo e di Simone Firenze. Andiamo a seguire questa finale. Al suo secondo giro ha già un vantaggio di 1-1 su Priatta, Pigna Cincilla, Cayoso Vasquez, 5, 3, 8, Gonzalez Granda, Modolo, Gonzalez, la Padre Mario, NNN. Passa adesso Donesan. Andiamo a seguire ancora questa fase della finale cross car qui sul circuito di Maggiora, off-road arena. Vediamo come sono messi alla termine di questo terzo tiro. Cayoso Vasquez, e ancora a seguire Modolo in quinta posizione con Tasca, con Vandermeer, Develen e Donesan. Seguire questa fase della finale della cross car europea qui al circuito di Maggiora. Vediamo arrivare nell'ordine. Sull'assalto, eccolo che arriva a chiusura di questo quinto giro, ne mancano due alla fine di questa finale. Eccolo qua che arriva alla chiusura del suo sesto giro, a un giro dalla fine, alla conclusione di questa...